Devi scorrere senza saltellare così. Vai. Bravo. Bravo. Visto? Benissimo. Stai attento però con le spalle. Ok, lo rifacciamo, dai. Prendete come riferimento il bacino e dovete pensare di sentire una linea retta. Via, dai. Bene. Dai. Stop. Stop. Stiamo lavorando sulla componente orizzontale. C'è un movimento del bacino che è importantissimo. Perché poi è lo stesso movimento del bacino che si fa nella cosciata. Fallo di nuovo, benissimo, allarga un pochettino i piedi, vai, stop, fermati qua, questa posizione che cosa somiglia nella pallacanestro? Ti chiedo, cosa ti ricordo? Quando si dipende che si sta piegati, bravissimo, vai, ribalta. Senti di fare una variante, prima una gamba poi l'altra, dai, provaci, via, tanto puliamo anche un po' la palestra, facciamo un piacere, oh, bravo, facciamo un piacere anche al custode, ok? Ok? Stop, bene. L'altra variante, blocco le spalle, stabilità del cingolo scapolo-omerale, lavoro, stabilità del bacino, flessione del ginocchio. Bene, vai a posto. Grazie. Allora, da questa posizione, un altro elemento importante è quello di togliere gli appoggi per migliorare e allenare la spalla. Per esempio, da questa posizione, ragazzi, sollevo gamba, braccio opposto. Pronti? Andiamo, da 4 a 2 appoggi. Se ho 2 appoggi, ho più instabilità. Ginocchia piegate, gambe rivolte alla stessa
Avete troppa fretta, avete troppa fretta. Se ho troppa fretta non riesco a stabilizzare. Non alleno la stabilità. Ok? Altro passaggio importante sulla quadrupedia, da questa posizione vado avanti con uno stemma incrociato, avanti e indietro, ok? Avanti e indietro, via, gamba sinistra, mano destra e viceversa, guardate i piedi più contati, hanno, guardate. Stop. Avete visto la difficoltà che hanno a fare movimenti ampi che presuppone più controllo del corpo? Avete visto che difficoltà hanno dal punto di vista coordinativo? Questa non è nient'altro che una variazione del cattolare, del bambino. Che poi se noi lo ribaltiamo è lo schema dell'arrampicarsi, del tirarsi su. Questo esercizio lo chiamiamo bird walk, va bene? Camminata dell'orso. Perché gli sto tirando fuori questa cosa? Perché così loro, ricamando il nome, visualizzano come si muove l'orso e provano a muoversi in conseguenza. Proviamo. Vai, stesso esercizio. Due passi avanti, due passi indietro. Andiamo. Oh, qualcuno incomincia a muoversi. Il bacino sempre orizzontale a terra. Bacino sempre orizzontale a terra. Bene. Stop. Sono migliorati, queste sono piccole strategie, quelle di richiamare delle figure o dei movimenti proprio dal punto di vista idiomotorico, ok? Perché devono interiorizzare. Ok, benissimo. Questi sono tutti esercizi che richiamano gli schemi motori di base e adesso possiamo cominciare a metterli in sequenza per quello che ci deve essere. Piedi? Allora, stati più larghi. Stati più larghi. Lo facciamo senza fretta. Allora, gambe rimarcate, pressappoco stessa altezza delle spalle. Da questa posizione scendo in accosciata e mi fermo, posizione dell'osso, chiamiamola così, torno su, spingo e torno su, scendo, torno su, scendo, torno su. Non staccate i talloni, vi dicendo. Questo arriverà dopo.
facciamo memorizzare questo documento. Adesso lo facciamo più alto, cioè dobbiamo aprirci, dobbiamo estenderci, occupare spazio. Il giocatore di pallacanestro deve occupare spazio. Allora parto dai piedi, braccio in alto, scendo, scuoto, mi distendo. Scendo, torno su. Pronti? Via, giù. Mi stendo, su. Scendo. Mi stendo, su. Scendo. Mi stendo. Faccio il complicamento. Scendo. Mi stendo. Piego. Torno su. Scendo. Mi stendo. Push. Torno su. Considerando il mio livello di forma scandaloso, però vedete che questo lavoro, se lo facciamo 15, 20 secondi, 30 secondi, diventa anche impegnativo dal punto di vista cardiocircolatorio. Pronti? Guardiamo per 20 secondi? Dai, via! Piego, bravo, dai, piego, stiamo in tenuta, stop. Allora, non dovete prendere l'andazzo del tuffo. Cioè, non dobbiamo fare tuffatori. Ci sono questi passaggi che sono importanti da rispettare. Quindi, piedi, scendo, appoggio, orso, plank. Va bene? Spiegami. Via, ci proviamo, dai. Ok, senza fretta, facciamoli bene. E ripetiamo bene i passaggi. Estendete bene le braccia verso l'alto, occupate spazio, bravo, allarga il piede, stai in tenuta, tieni, dai, ottimo, stop, sequenza di lavoro molto semplice. Che ci permette di passare poi a uno stadio successivo. Ok? Per esempio, lavorare col barbì, si chiama così questo esercizio. È un esercizio che fa parte della ginnastica di motricità fondamentale, quelli che si chiamavano una volta i preatletici, chi è un po' più avanti con l'età forse se li ricorda, erano degli esercizi che venivano fatti per preparare l'attività in qualsiasi sport, no? Riscaldamento. E adesso li abbiamo recuperati, per anni sono stati dimenticati, adesso li recuperiamo. È esercizio a corpo libero. Il barbì non è nient'altro che dal plank, la colpa delle ginocchia al petto e poi un salto per in alto. Però andiamo per gradi. Partiamo dal plank e faccio la colpa al petto. Questo lavoro. Pronti? Mantenendo sempre il corretto allineamento della schiena, ricordatevi di mantenere bene la stabilità con le spalle. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Ve li ricordate la lezione di ginnastica a scuola? Facevamo. Adesso ci aggiungiamo una cosa. Un salto verso l'alto. Quindi raccolgo le ginocchia al petto e poi
in realtà allena molte componenti. Vieni, Andrea, vieni. Fai l'esercizio, non l'avere fatto. Sì, vai. Fallo bene. D'accordo? Quindi, oh. Dai. Bravo. Quindi. Stop. Avete notato lui la difficoltà che ha ad atterrare in modo stabile? Si deve aggiustare, ha degli aggiustamenti e poi non cade mai nello stesso punto. Rifallo. Vai. Ok. Deve stabilizzare per atterrare. Oh, quindi non devi atterrare passivamente. Bravo. Bene. Più rapido nell'estensione. Su. Oh. Guardate, avete visto? Su. Avete visto che appena cambio su. Ha difficoltà nell'atterrare. No, faticoso? Abbastanza. Quindi dobbiamo andare a vedere anche questi aspetti qua. Ok? Pronti? Lo rifacciamo tutti? E facciamo 10. Seguiamo il ritmo di... tu chiami, scusami? Cristian, con tutta l'alta voce. Ok, vai, vai, bene, bene verso l'alto, dai, dai, 4, dai, 5, 3, 6, via, su, e su, piglia verso l'alto, 4, grazie.
che ti faccia intervento. Facciamo. Bravissimo. È la stessa roba di prima, ci aggiungo un pezzettino. Fallo vedere. Dai. Via. Culo. Ah, ecco. Allora, facciamo così, facciamo per gare. Parto. Prima il tarpino, colgo le ginocchia a terra, tipo verso l'alto, a terra, e poi ci aggiungo un passo in punta. Via. Via. Uno. Due. Vai. Molto. Via. Dai. Dai. Il passo deve essere veloce. Una volta di sinistra, una volta di destra. E braccia, le braccia, e dito anche loro. Stop. Stiamo entrando nello specifico di quello che potrebbe essere, ad esempio, il terzo dente. Facciamola troppo difficile. Il salto, questa volta, giro completamente, faccio un passo e salto. Via, bene, via, raccolta, ginocchio, bravo, ottimo, dai, via, andiamo, raccolta, giro, massimo, stop, stop, senza pressa, senza stop, state facendo bene, adesso devo spingere verso l'alto, spingo molto verso l'alto perché devo girarmi, fare il giro se c'è. Gradi, e poi faccio un passo. Via! 3, 1, 2, giro! Oh. Dai, via! 1, benissimo! Bene! Bene! Stop! Stop! Andate a prendere un pallone per coppia, ovviamente per coppie e poi adesso pallone. Dai, uno, tutto lavoro in tre. Stiamo entrando sempre più nello specifico. Adesso lavoro con l'attrezzo pallone. Posso usare anche le palle zavorrate, vanno benissimo. Allora, chi ha la palla da questa parte? Si parla da là. Sei? Parti da terra, fai il barbie col pallone in mano, salti, fai un passaggio sopra la testa. Vai! Spostatevi che così vedono. Bravo, sì, dall'alto. Bravo. In volo mi fai un passaggio. Rifallo, lo fai te. Vai. Ah. Controllo del corpo. Vai, riparti. Bene. Bene, ottimo. Dai, via, via. Passaggio, il volo sopra la testa. Oh, dai. Via. Via. Dai. Via. Dai. Poi ti fermi, chiudi la tua sala.
Fatti giusti, i giusti, i fumi
riconoscimento, giustamente. Dedicare anche 5-7 minuti di questo lavoro ogni allenamento, inserirlo nel riscaldamento, secondo me è una cosa interessante. Chi ha seguito magari di voi il percorso che abbiamo fatto federale, vedeva per esempio che l'abbiamo inserito, lo inseriamo sempre in tutti gli allenamenti. Varie varianti. Ci sono 2 minuti, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Sono stato chiaro, troppo chiaro. Ci sono domande? Io avrei una domanda. Sì. Nella tua esperienza, che ritorno hai avuto? Ovviamente c'è un ritorno, ma lo puoi quantificare? È difficile quantificarla, è difficile dare dei numeri di miglioramento, perché chiaramente, cioè, è difficile quantificare la soddisfazione dell'esercizio.